Salve a tutti voi, questa puntata è dedicata interamente al problema dei rischi nei cantieri stradali. Le strade sono molte, occorre continuamente manutenzione e quindi ci sono lavoratori che, mentre il traffico scorre come alle mie spalle, devono fare dei lavori, degli scavi, dei ripristini dell'asfalto. In Italia gli incidenti stradali sono stati più di 211.000 nel 2010, con 4.000 morti e ben 300.000 feriti. Una parte di essi sono infortuni sul lavoro perché accaduti durante il lavoro o nel tragitto casa-lavoro, che dal 2001 in Italia è riconosciuto come indennizzabile da INAIL su richiesta. La cantieristica stradale presenta un'alta incidenza poi di infortuni. In particolare l'investimento da macchine operatrici, che è la prevalente infortunio, poi lesioni acute alla spina dorsale per sforzi improvvisi e le ustioni da bitume. Nei cantieri stradali poi ci sono anche malattie professionali causate dal rumore, dagli strumenti vibranti, dai fumi di bitume e dal cemento. Negli asfaltisti sono segnalati anche casi di tumore della pelle per l'esposizione ai raggi solari e tumori polmonari. Il cantiere stradale quindi rappresenta un rischio per i lavoratori e per le persone esterne, oltre che per la tipologia dei lavori e per il traffico stradale nel quale si trova. Approfondiamo il problema con interviste a docenti universitari, tecnici edili ed esperti. I rischi prevalenti in un cantiere stradale sono fondamentalmente posti in singolo in due grandi categorie: i rischi, diciamo, interni al cantiere stesso, quindi che riguardano i lavoratori che lavorano nel cantiere, e i rischi esterni, quelli quindi che in qualche modo riguardano anche gli utenti della strada, perché come sapete ormai nella maggior parte dei lavori stradali si opera in presenza di traffico e il traffico è pericoloso di per sé, ma anche può essere pericoloso per le persone che lavorano all'interno del cantiere. Quindi bisogna memorizzare soprattutto due cose. Uno, quando si installa il cantiere, preoccuparsi di essere sempre ben visibili, parlo che i lavoratori e il cantiere stesso sia sempre ben visibile verso l'esterno, quindi sia di giorno che di notte, e fare in modo quindi che l'eventuale variazione di sezione o la presenza di traffico veloce abbia i tempi necessari per poter adeguare la propria velocità. L'altro problema invece è quello legato ai rischi interni, anche questi sono presenti. Un cantiere stradale può essere considerato abbastanza tranquillo. Però ci sono rischi sicuramente legati agli scavi in sezioni ridotte e poi soprattutto anche alle linee aeree. Spesso viene considerato poco questo aspetto. Pochi sanno che da circa 2 mesi è entrata in vigore in Italia una nuova direttiva europea che obbliga tutti gli enti gestori di strade a fare un controllo preliminare sull'utilizzo della strada e sulla sicurezza della stessa in fase di gestione. Non solo, tutti i nuovi progetti stradali, per quindi nuove infrastrutture importanti, devono necessariamente avere al loro interno una verifica preliminare sulla sicurezza. Questo è già cogente, è già obbligatorio per tutte le strade, come ho detto, superstrade nuove e esistenti. Diventerà, tra parentesi, obbligatorio nel tempo, con due fasi, nel 2016 e 2020, per tutte le strade provinciali e per tutte le strade comunali, fino a coprire completamente tutta la rete stradale italiana. Questo permetterà quindi di fare una progettazione della manutenzione in qualche modo più attenta, non che prima non venisse fatto, ma più attenta alle reali esigenze di sicurezza dell'infrastruttura. Nei cantieri stradali ci vuole l'abbigliamento ad alta visibilità. Ma questo è troppo. Il cantiere in sede stradale è un cantiere che ha problemi di spazi e in genere i problemi di spazi poi si ripercuotono sulla sicurezza complessiva delle lavorazioni che si stanno eseguendo. E contemporaneamente anche c'è una sottovalutazione spesso dei rischi correlati alle lavorazioni che si stanno eseguendo, perché appunto avvengono queste lavorazioni in mezzo a un contesto che non è quello solito di un cantiere edile. Il mio consiglio è quello per gli utenti di essere sicuramente più comprensivi nei confronti di chi sta svolgendo un'attività in strada, che è spesso un'attività di pubblico servizio, e invece per il lavoratore è quello di non abbassare mai la guardia.
Alcuni giorni fa è terminato il corso Cantieri Stradali, che ha visto la partecipazione di più di 100 agenti di polizia municipale del comune di Bologna e della provincia di Bologna. Questo percorso formativo si inserisce nell'ambito di attività promosse da IPLE denominate Cantiere Vigile, che ha come duplice obiettivo quello della formazione degli operatori di polizia municipale sui temi legati alla sicurezza sul lavoro e nello specifico nei cantieri, e quello di promuovere anche la collaborazione fra la polizia municipale e gli enti preposti al controllo del territorio. Abbiamo scelto di affrontare il tema della sicurezza nei cantieri stradali sia perché la Polizia Municipale è impegnata in prima linea in questi luoghi di lavoro, sia perché gli incidenti nei cantieri stradali sono particolarmente gravi. Cantiere Vigile si evolve in questo dal 2012, si evolve formando sempre tutti gli operatori di polizia municipale, quindi formando in due edizioni 120 operatori sul cantiere stradale. Perché il cantiere stradale? Perché il cantiere stradale è una particolarità del cantiere edile che fino ad oggi difficilmente si riesce a verificare. Cosa vogliamo andare a controllare nel cantiere stradale? Le stesse cose che controlliamo nel cantiere edile: la regolarità del rapporto di lavoro e la idoneità della documentazione. Quindi a partire dalla fine del 2012 e all'inizio del 2013 gli operatori di polizia municipale nella provincia di Bologna cominceranno ad andare a controllare anche questi cantieri. Questo progetto Cantiere Vigile Stradale è in realtà un ampliamento di un progetto che già da oltre 10 anni è in corso sulla provincia di Bologna ed è un progetto molto valido. Ed è in realtà una forma di collaborazione che ci aiuta come organi di vigilanza nell'individuare tutte quelle situazioni di lavori dove noi, magari all'interno, piccoli lavori, ristrutturazioni, dove noi in realtà come organi di vigilanza non sempre riusciamo a intervenire. La collaborazione è stata ottima, nel senso che tutte le segnalazioni che ci sono arrivate dagli agenti di polizia municipali sono state in realtà segnalazioni mirate. Estendere questo progetto anche ai cantieri stradali, che serve comunque ad avere tanti occhi sul territorio. Nel cantiere stradale in modo particolare abbiamo rumore, vibrazioni, agenti climatici e così via, e rischi dovuti alla presenza di sostanze pericolose, tutti i prodotti che vengono utilizzati appunto all'interno del cantiere stradale. L'altro aspetto fondamentale è relativo agli agenti biologici, molto spesso sottovalutato e sottostimato. Ultimo aspetto, la presenza di amianto.